Vai. Brava. Eccolo qua. Ok. Ok. Va bene, perfetto. E uno. Vai. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buonasera a tutti. Oggi siamo in compagnia della fantastica Bruna. Dall'Emilia. Dall'Emilia, sì. Mamma mia. Reggio Emilia. Esatto, faremo un trattamento osteopatico. Allora, girati verso la finestra. Sportiva, non sportiva? Sportiva. Cosa fai? Palestra. Ok. Da quanto tempo? Da quasi un anno. Fastidi mentre ti alleni? No. È un no, quindi, ok. Allora, vai giù a toccarti la punta dei piedi piegando prima il collo in avanti. Brava, vai, giù, scendi, 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 torna su. Mettiti seduta al centro del lettino qua. Così, spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro. Vieni più indietro col sedere, vieni più indietro, brava. Allora, gira il collo a destra, così. Mano e gomito. Spalla e viso no. Ok, gira a sinistra, sposto i capelli. Stessa domanda, mano gomito spalla, mano gomito spalla viso. Mano, gomito. Ok, dobbiamo liberare un bel po' di cose allora. Okay. Quindi qualche blocco meccanico sicuramente lo troveremo, lo eliminiamo e vediamo poi dopo il trattamento se migliora la rotazione. No? 2 volte alla settimana. Ok. Emicrania, dolore alla testa, niente. No, beh. Ok, allora senti un po'. Testa di qua. Okay. Mi fai un bel respirone. Fuori, giù la gambetta. Brava. Un altro. Dentro bene l'aria, inspira. Fuori. Buono, aspettavo peggio. Se comprimo, hai dolore? Se comprimo, hai dolore? No. Se comprimo, hai dolore? No. Se comprimo, hai dolore? No. Bene. Dimmi se ti faccio male in qualche punto. Qui. Questo? Sì. Qui no? No. Qui sì? Sì. Ok, ora. Se comprimo qua. Questo sulla coscia scende o rimane uguale come dolore? Rimane uguale. Rimane uguale. Se comprimo qui e poi ti ricomprimo qui, scende o uguale? Uguale. Scende uguale? Sì. Scende uguale? Sì. Ok. Buono, proprio il collo che c'è un po' qualcosina, sì, che non va, sì. Ma spesso ti capita di bloccarti o di avere sensazioni strane, pesantezze? Ultimamente. Ok. Dai, però è bella, no? Sì, sì, sì. È la città della svolta. Quindi guardiamo nei commenti tutto il popolo di Reggio, dove devono scatenarsi nei commenti. Tanto è il lavoro che faccio, che conosco quasi tutti. Sì? Sì. Cosa fai? Lavoro da Melli, panificio Melli. Ah. Quindi è più riconosciuto della zona. Ah. Chi fa male? Infatti, sei tutta incastrata qua. Chi fa male? Quindi ce lo consigli, quando vieni lì sappiamo dove andare, insomma. Eh sì, mi seguo io. Allora, sarà fatto. Allora, ti fa male questo punto, quindi punto numero uno.
punto numero 2 questo, sì, o punto numero 3 questo qua? No, quindi i primi due sì. E tra l'1 che è questo e il 2, sì, quella che fa più male? L'1 questo? Sì, ok, soltanto sul punto. Ok, allora ti faccio qualche manovretta, sentirai dei rumori tipo lo scrocchio delle dita. Ok, va bene. Allora, vieni più indietro. Stop. Occhio ai capelli che sennò te li tiro tutti. Ok, giù. Bella morbida. Brava. Uno. Bella morbida. E due. Dolore? No. Molto bene. Allora, ti faccio mettere sul fianco da questo lato qua. Vieni giù, brava, vieni più vicino a me col sedere, metti il gomito qui, il braccio a me, questa pieghi, brava, ora questa qua dritta, questa tenuta piegata, lascia cadere il sedere e le gambe, ti sentirai cadere, anche qui sentirai rumori strani, non spaventarti, molle molle molle, fuori l'aria bene, eccolo qua. Fianco di qui è strano, vero? Sì, è proprio strano. Vieni vicina, vieni, ancora, vieni. Stop. Ma il principio della manovra è identica, quindi tu stai bella morbida, faccio tutto io. Va bene. Sono le tue mani. Brava, esatto. La testa però stavolta la mettiamo così. Inspira. Fuori bene. Ok, bene, e cominciamo a ragionare adesso, poi vieni un pochettino più in qua, braccia a me, uno, braccio a me, spalla a spalla, mi fai un bel respirone, giù le gambe, inspira bene e fuori l'aria, questo è buono, inspira e fuori, non è questo mica tanto, eh? Allora, ti faccio mettere la pancia in giù, ok, vai. Testa nel buco e le braccia, o qua sotto c'è un pomellino oppure dietro lungo i fianchi. Molle, molle, brava. Dimmi se dolori, eh. Quel collo lì non mi è piaciuto, era molto... Sì. Ipomobile si dice, cioè le strutture interne si muovono molto poco. Il problema che cos'è? Che quando una struttura si muove poco, le altre per compensare si muovono di più e poi si infiamma la struttura muscolare attorno. Quindi meno male che abbiamo liberato un po' tutto, eh? Giù. Ok. Allora, mettiti seduta. Come di prima con le gambe di là. Okay. Seduta normale? Gambe di là, sì, okay. Verso la scrivania. Vieni un filo indietro col sedere. Ora, aspetta così, collo a destra, senza le braccia, braccia normale, brava. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito, gira a destra, bene, brava. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Mano gomito un pochino spalla. Ok, quindi è migliorato. Andiamo qua a sinistra. Aspetta che ti sposto questo ciuffone qui. Vai, girati, ok. Allora, mano, gomito, anche un po' la spalla. Bene, abbiamo migliorato il range di movimento. Come si dice? La rotazione completa, diciamo, okay, è quando vedi anche metà viso oltre la spalla. Il fatto che non lo vedi c'è ancora un pochettino da lavorare, però la prima volta non posso esagerare troppo, cioè togliamo i compensi poco per volta. Tu mi fai qualche esercizio mirato, vedrai che poi miglioriamo anche quel piccolo grado che manca. Okay. Qui è dolore. Ok, rivediamo la forza se è migliorata. Braccio così. Quando te lo dico io, spingi verso l'alto. Vai. Bene. Verso il basso. Verso il fuori. Verso il dentro. Aspetta che... Vai. Vai. Molto bello. Non mi era mai capitata questa cosa, bellissima. Sono facendo arti marziali in realtà. Ma sì. Ok. E ok.
Allora, non avevi grosse cose, la parte un po' più delicata era questa qui, nel senso che comunque secondo me avevi questi blocchi ce l'hai da molto tempo. Sì. Però devo dire che il resto non... Sicuramente oggi magari un po' di fastidio post manovra lo potresti sentire, ma è una cosa molto lieve. Morbida, morbida. Uno. Morbida, morbida. Ce l'ho quel vizio di scoccare le dita. Sì? Sì. Qua ci sono parole discordanti sul fa bene, fa male, ancora non si è capito benissimo. Allora, l'importante è che lo fai in compressione. No, uno a uno lo faccio. Tirando in avanti? No. Come lo fai? Ok, meglio se lo fai così. Ok. Invece che così. Però in realtà... Uguale. Allora, mano sui fianchi. Ok. Un po' più in alto? Bravo. Quando te lo dico io, mi dai una gomitata all'indietro molto veloce. Deve essere un colpo secco. Ok. Pronta? Vai. Proprio colpo. Esatto. Uno. Vai. E due. Va bene. Ottimo. Allora, ti do un piccolo esercizio da fare. Ok. Dopo ne parliamo bene. E basta, da qui a 10 giorni farei sapere come stai. Okay. Un po' di fastidio normale, però mi è sorpreso. Pensavo peggio visivamente, invece è andato bene. Almeno. Sei scampata. Eh sì. Oggi siamo in compagnia di Claudia e faremo un trattamento osteopatico. Girati verso la finestra. Allora, ferma così. Tu problemi particolari non ne hai, eh? Dolori? No. Fai sport? Sì, una o due volte a settimana. Cosa fai? Pilates e corsa camminata. Ah. Sto vedendo sentire un po' di tensioni sulla schiena, collo. Schiena parte bassa, parte centrale? Parte alta principalmente, collo okay. E parte alta, sì, zona spalle e trapezio. Ok, girati verso di me. Gira, 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 gira. Ok. Formicolio alle dita di notte? No, a volte capita durante il giorno, però. Ok. Beh sì, sei un po' tesa, eh? Mm. Adesso togliamo tutto. E anche di più? Sì. Quando ti scaldi è meglio? È uguale? Cioè, non so, tipo a fine Pilates stai meglio o stai peggio? Stai meglio? Sì. Ok. Allora, mettiti seduta sul lettino, al centro. Così? Sì, braccia dritte. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Beh, la forza non ti manca, quindi è solo tensione. Ma non hai preso colpi al collo, cadute particolari? No, niente. Qua ti faccio male? No. Qui? Leggermentissimo. Ok, qui? No. Qui? Un pochino di più però... Sopportabile? Sì. Ok. Gira il collo a destra, aspetta che ti sposto i capelli. Dimmi cosa vedi di me, mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Mano e quasi fino al gomito. Ok, gira a sinistra. Vai, dimmi cosa vedi, come prima. Fino al gomito, okay. Diciamo più in spalla. Sì. Ok, se ti forzo il movimento senti dolore al collo o non lo senti? No. Ok, se ti forzo il movimento? No. Non senti tensione? Sento leggermente di più la tensione. Ok. Sì. Quindi te lo vado a togliere, così poi... Però tipo settimana scorsa in macchina guidando avevo una forte tensione soprattutto okay. Sul lato destro, tant'è che per fare la retro sentivo dolore a girarmi a guardare indietro. Ok. È qua che non mi piace. È tra il passaggio dalla cervicale alla dorsale, adesso esatto. Vediamo un attimino. Mettiti a pancia in su, testa, bravo, testa di qua. Giù le gambe. Durante la camminata, la corsa, hai fastidi, hai problemi? Proprio alla schiena, schiena. Sento quando cammino tanto su tanti piedi. Non senti le gambe stanche quando è finito? O durante che ti devi fermare? No, principalmente sento proprio fastidio alla schiena, sulle gambe abbastanza resistenza. Ok. Ah, questa risatina. Ci provo. Quante volte al giorno? Bene. Allora, i tre pasti principali e poi magari anche uno spuntino nel pomeriggio. Ok. Vediamo un po'. Che
Che scarpe usi quando vai a fare la corsa? Allora, sneaker apposta proprio per okay. la camminata. Brava. Braccio dritto, spingi con tutta la forza che hai verso questa direzione qua. Vai. Ok. Morbida, morbida. Hai dolore? Un pochino. Meglio o peggio? Meglio. Ok, quindi meglio così. Sì. Se faccio questo e poi ruoto, ti dà fastidio? Un pochino. Se faccio questo e ruoto, meno di più? Meno in teoria, sì. Uguale, quasi uguale in realtà, secondo me, no? Sì, sì. C'è poca differenza. Molto lieve e sopportabile, giusto okay. un po' la tensione. Sì, prima di più, però sì, tendenzialmente. Alla pressione e dolore? No, non sento dolore. Ok. Formicolo, io mi hai detto di no, giusto? Sì, tendenzialmente no. A volte proprio raramente. Domanda molto pericolosa, di notte come dormi? Pancia in giù, pancia in su? Di lato. Va bene, questa te la posso abbonare. Mi raccomando. Va bene, allora non sei messa malissimo, ci sono un po' di cosette soprattutto sulla struttura alta, sì. ma anche sulla parte molto bassa lombare, quindi quasi sul vicino al sacro. Adesso liberiamo tutto e vediamo come stai. Allora, cominciamo con fianco da questo lato qua. Beh, vieni vicino a me col sedere, vieni. Ok, così, così. Ti sentirai cadere, ma non cadi, okay. quindi stai super morbida, okay. che faccio tutto io. Allora, ti prendi i gomiti, così. Okay. Poi pieghi questa gamba, questa la raddrizzi e la porti fuori così. Brava, morbida, eh? Mm-hmm. Mi fai un bel respirone, se senti crack non spaventarti. Okay. Inspira, fuori, lasciati cadere. Brava. E uno, poi. Fianco di là. Stessa cosa, ma vieni ancora più vicina. Vieni col sedere, eh? Vieni, solo col sedere. Così. Così, aspetta, così. E poi più vicina con l'anca. Ok. Questa dritta. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Spingi verso l'alto, stop, anche questa, stop. Vieni, ok. Anche qui sentirei rumoracci strani, non spaventarti. Perfetto, sei super brava, dici niente. Ha fatto strano. Esatto. Sopra alla testa. Allora vieni leggermente più vicino a me, brava, ferma così. Ora devi prenderti le spalle, questa la tieni sempre qua, questa puoi anche lasciarla morbida. Ok. Così, perfetta, ferma immobile, eh? Mm-hmm. Inspira, fuori l'aria, uno, inspira, fuori l'aria, ok, dai, da 1 a 10 ti do un bel 7, dai, te lo sto regalando un pochettino, ma ci arriviamo. Ok, allora... Morbida. Morbida. Ok. Mi raccomando, le scarpe sempre ammortizzate, eh? Sì, tranne quelle che metto tutti i giorni, però ovviamente sono super piatte. Attenta. Pancia giù. Perché la schiena così la carichi molto. Sennò prendi quelle sulettine morbide che metti
dentro la scarpa che ti fa un po' di effetto ammortizzante. Braccio così. Come vuoi, come sei comoda. Qua ti faccio male? Sento un po' di pressione, sì, però non male, diciamo. Qui? Mi fai 3 bei respironi, fuori l'aria. Un altro, fuori. L'ultimo, e fuori. Bravissima. Questo non è simpatico, eh? Vedi che qua già ha mollato rispetto a prima. Era solo un blocco. Sì, molte tensioni, anche perché io soffro tantissimo al freddo, sono molto quindi proprio mi chiudo nelle spalle, mi annicchio. Ma quest'anno non è il tuo anno, quindi, considerando che piove sempre. Seduta, gambe come prima di là. Allora, vieni più indietro, perfetto, metti le mani su questo punto qua, pollice dietro, dito avanti, esatto, un po' più in alto, ora rilassami le spalle, bravissima, vai, brava, uno, vai, più veloce, ok. Diciamo che problematiche non ne hai, hai solo tensione e un po' di blocchi meccanici molto importanti che vengono in questo punto qua, anche probabilmente per colpa della parte più in basso, quindi tolto questo qua starei molto bene, domani un po' di fastidio e niente, dai, un 7 te lo posso dare. Grazie. Lo confermiamo. Per essere la prima volta non è male, dice. Esatto. Va bene. Ok, dritta, un bel respirone. Questo qua. Ancora? Ok. Fai esercizi di respirazione ogni tanto? Ok. Sì. Quello ti può aiutare molto, quando hai sentito tensione. Più respiri in maniera corretta, meno tensione in questa zona. Più respiri in maniera scorretta, più quando respiri alzi le spalle ti tendi. Quindi quando ti senti molto tesa, fai dei bei respironi e basta, così ti aiuti da sola. Ma nel caso mi chiami. Allora, fammi fare solo un controllo e abbiamo finito. Braccia dritte, spingi forte verso l'alto, verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Bene, bene, bene. Adesso quando inspiro sento un po' di tensione. Qua sotto, esatto. Un po' il pettorale che tira. Stretching lo fai? Sì. Prima o dopo il Pilates? O in altri giorni? E poi se riesco anche in altri giorni. Cioè tendenzialmente anche quando vado a fare corsa, camminata, prima faccio stretching, cioè mi tiro un po'. Vedi cosa vedi di me? Mano gomito spalla, mano gomito spalla viso. Diciamo più o meno spalla. Ok, benissimo. Bene, molto bene. Allora, ti ripeto, bene, qualche blocco, niente di preoccupante, magari... Ci sentiamo tra un mesettino, vediamo come stai. Stretching e respirazione quando senti tensione. Perfetto. Per il resto direi buono. Grazie. Oggi siamo in compagnia di Denise. Ciao. È una super sportiva e oggi andremo a fare un'analisi biomeccanica e fasciale per andare a eliminare interferenze pre-estate, così che poi a settembre parte ancora a bomba. Girati verso la finestra. Solo un po' di male al collo. Un po' di male al collo. Mal di testa? Un po'. Ok. Mobilità ne hai, non ti senti bloccata? Ti stai allenando o non ti stai allenando in questi giorni? Non sto allenando. Ti stai allenando. Il collo in avanti e vai giù a toccarti la punta dei piedi. Torna su. Fai un respirone. Girati verso di me. Braccia dritte. Spingi verso l'alto, spingi verso il basso, ok, dolori? No. Fuori. Ok. Mettiti seduta.
Gira il collo a destra. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, mano gomito spalla viso. Mano gomito spalla. Stessa cosa, vedi anche metà viso? Stessa cosa. Ok, allora andiamo un po' a dare un po' di libertà alla rotazione. Dolore? No. Dolore? Un po'. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Tieni così il braccio, spingi verso l'alto, inclina il collo, spingi verso l'alto, vai a destra, bravo, spingi verso l'alto, ok, giù. Tieni il braccio così, spingi su, inclina, spingi su, inclina, spingi su, ok, giù. Ruota verso destra, vedi anche il viso? Sì. Vieni a pancia sotto, testa nel buco, vai, braccia dietro, dimmi se è male, eh. Tieni la gamba così, resisti la mia spinta, io spingo giù, tu resisti. Okay. Resisti, resisti, stop, resisti. Allora, sulla testa, ruota qua alla sinistra, 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 morbida, eh? Thank you.
Pancia in su. Fino a quando ti alleni? Fino a mercoledì. Ok. Poi riprendi a settembre? No, la settimana dopo, però il venerdì. Ah, ok. Perché parto dal 17 al 22-23. Ok. Allora, gira sul fianco verso di me. Vieni un po' più vicino. Stop. Braccio a me. Giù. Ok, dentro l'aria. Fuori. Inspira sulla testa e fuori, inspira e fuori, ok, giù. Qua è dolore? Fastidio. Qua è dolore? No. Qui fastidio? Sì. Se comprimo qui, questo aumenta, diminuisce o rimane uguale? Diminuisce. Se comprimo qui, questo aumenta, diminuisce o rimane uguale? Aumenta un po' più. Inspira, fuori, dentro, fuori, dentro, ottimo. Seduta. Gambe di Abraham. Allora. Sei croccante oggi. Mano sui fianchi. Quando lo dico io, una gomitata verso l'indietro. Pronta? Vai. Pronta? Vai. Ok. Spingi verso l'alto, verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Super. Ok. Direi, riposati un attimino in queste vacanze, cerca di non fare sforzi. Così dai anche un attimino tempo al muscolo di recuperare tutte le sue forze e poi riprendi al massimo delle potenzialità, così progredisci sempre di più. Ok, fai una camminata e dimmi se fastidi. No. Perfetto. Ferma così, sempre braccia dritte, spingi in alto. Spingi in basso, spingi fuori, spingi dentro.